Ciao ragazze, benvenuti ad un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere una tipologia di video che andava un po' di tempo fa, però vi devo dire che è molto utile e mi è mancato filmare video di questa tipologia. Quindi oggi voglio farvi vedere 10 prodotti sotto i 20 euro, quindi prodotti che io ritengo favolosi, ma che appunto hanno un prezzo molto molto basso per la qualità che hanno, perché non è sempre vero che prezzo alto equivale anche a qualità alta. A volte sì, ma non sempre. Ci sono anche prodotti che non hanno un prezzo esagerato, ma che sono fantastici. Tra l'altro, devo rendermi conto ormai che sta facendo buio prestissimo qui in Olanda, ragazzi. Le giornate si stanno accorciando velocissimamente, molto più velocemente che in Italia. Quindi spero che ci sarà abbastanza luce, altrimenti accenderò le luci, quelle professionali da studio. Primo prodotto che voglio menzionare è il Soap Brows del brand W. BC, non so esattamente come si pronunci. Come sapete, mi è stato inviato questo prodotto un po' di tempo fa, è da un po' che lo uso e ragazzi, lo amo. Se vi piace l'effetto sopracciglia che sta andando molto di moda adesso, quindi rialzate, pettinate verso l'alto, questo fa assolutamente per voi. È un po', diciamo, l'alternativa cosmetica alla laminazione sopracciglia che, come sapete, io amo, però bisogna farla sempre regolarmente, altrimenti le sopracciglia inevitabilmente cadono, quindi questo è fantastico perché si possono pettinare, mettere in ordine veramente in 10 secondi, vi basta. E c'è anche questo scovolino all'interno della confezione. Vado ad intingere lo scovolino nella cera, ne prelevo un bel po' e poi vado contropelo a posizionare, diciamo, la cera su tutto il sopracciglio, appunto, ne metto un bel po' perché altrimenti ho notato che cadono le sopracciglia poi durante le ore. Una volta che le ho appunto che ho applicato la cera contropelo, vado poi a pettinarle verso l'alto all'inizio e poi verso l'esterno sulla parte esterna e poi vado a schiacciarle magari con la punta, io lo faccio con la punta delle pinzette, però se avete il pettinino va benissimo e appunto una volta che le schiacciate e le pettinate verso l'alto rimangono così in posa tutto il giorno fino a quando andate poi a struccarvi la sera. È un prodotto fantastico e per il prezzo che ha vi dura secoli, perché io lo sto usando tantissimo e cioè, non ho usato praticamente nulla in confronto alla quantità di prodotto che c'è, quindi sicuramente super consigliato. So che c'è anche l'alternativa di Anastasia Beverly Hills, di cui ho sentito parlare benissimo, però quella è decisamente più costosa e alla fine il prodotto è lo stesso. Prodotto di skincare, se mi seguite su Instagram trovate il link qua sotto nel box informazioni. Se mi seguite su Instagram sicuramente già lo conoscete perché ve ne parlo molto molto spesso lì nelle storie. Questo è l'acido ialuronico a 5 pesi molecolari di Labcare Cosmetics. Si può utilizzare sia da solo, c'è cioè il contagocce, il prodotto naturalmente è trasparente e si può utilizzare sia da solo prima della crema idratante oppure come faccio io vado a mischiare 4-5 gocce alla crema idratante. Funziona con qualsiasi crema idratante voi vogliate, lo applico sempre sia la mattina che la sera, lo alterno soltanto alle gocce con vitamine A, C ed E sempre di Labcare, ma lo applico praticamente quasi sempre sia la mattina che la sera e mi aiuta appunto a mantenere la pelle idratante nel tempo, soprattutto sotto il trucco, è molto molto importante. E appunto su Instagram ve lo dico spesso, qua su YouTube forse non abbastanza, ma se non avete ancora integrato l'acido ialuronico nella vostra skincare routine, fatelo subito. Cercate le proprietà, se non mi credete, dell'acido ialuronico, ma è importantissimo per tutti i tipi di pelle, non solo per le pelli normali e secche, ma anche per le pelli miste e grasse. Si tende erroneamente a pensare che le pelli miste e grasse non abbiano bisogno di idratazione, ma non è assolutamente vero. Quindi, ragazzi, informatevi sulle proprietà dell'acido ialuronico. Questo di Labcare è appunto a 5 pesi molecolari. Ogni peso molecolare ha una diversa funzione ed è fantastico. Da quando è uscito, penso che sia il terzo vasetto che utilizzo in questo prodotto. Quindi, questo vi dice tutto perché è uscito, penso, tipo
3 mesi fa, una cosa del genere. Altro prodotto, sempre di Lovecare Cosmetics, che sto adorando, anche questo è relativamente una novità, ed è il filler lip concentratissimo. Come sapete, io avevo il filler alle labbra, poi sono andata a scioglierlo completamente, a rimuoverlo completamente, e adesso il mio sostituto praticamente è lui. Questo è un prodotto che ha due funzioni. La prima è idratare, è come una maschera molto idratante per le labbra e spesso la uso anche la sera proprio come maschera overnight, in modo da svegliarmi la mattina con le labbra super morbide, proprio nutrite a fondo. Oppure lo utilizzo anche quando voglio avere un po' più di volume appunto alle labbra, perché ha anche un effetto molto istantaneo, tra l'altro rimpolpante, quindi rende le labbra un pochino più, cioè fa come circolare di più il sangue nella zona delle labbra, che diventano subito un pochino più scure e subito anche più voluminose. Quindi, se appunto vi piacciono le labbra voluminose, ma non volete ricorrere ai filler, insomma, questo è un prodotto che fa assolutamente per voi. Questo è un altro mio segreto di bellezza, anche qui skincare. Questi sono i mini tonici di Pixi. Naturalmente la versione in full size costa ben oltre le 20 euro, ma molto furbamente hanno fatto queste versioni mini, che secondo me sono ottime anche se volete solo provare il prodotto, perché non ha senso, se non avete mai provato il tonico, per esempio il Glow Tonic, non ha senso magari comprare subito la bottiglia quella gigantesca, che magari non vi piace, non vi ci trovate bene. E questi secondo me sono ottimi per andare a provare il prodotto prima di acquistarlo, oppure semplicemente, appunto, se volete risparmiare, comprate questi, che hanno un costo notevolmente ridotto rispetto al full size. Questi che vi sto facendo vedere oggi sono appunto il Glow Tonic a base di acido glicolico, è il 5% di acido glicolico. L'altro invece è il Retinol Tonic, che contiene invece retinolo. Come sapete, questi due ingredienti li ho incorporati nella mia skincare ormai da un bel po'. Questo mi aiuta a esfoliare la pelle, combattere le imperfezioni, e lo uso, ho il bottiglione gigantesco anche di questo prodotto, e lo uso per togliere i residui di trucco quando ho finito di struccarmi, solo sul viso, mi raccomando, non sugli occhi, l'acido glicolico. E quello al retinolo è altrettanto importante. Come sapete, il retinolo va assolutamente incorporato nella vostra skincare, ragazzi, non smetterò mai di dirvelo, è uno dei miei segreti per la pelle, cioè veramente mi aiuta contro i brufoli, mi aiuta a mantenere la pelle giovane e mi aiuta a ridurre l'aspetto di macchie, imperfezioni, eccetera. Quindi sono sicuramente due tonici, ce ne sono altri in mini size, ma questi vi consiglio assolutamente. Poi, prodotto make up, trovare una palette che abbia molti ombretti di buona qualità sotto i 20 euro è praticamente impossibile, ma un brand che fa palette ottime a prezzo super low cost, come sapete, ve ne ho parlato spesso, è Catrice. Dubito che non lo conosciate, un brand famosissimo, ma ultimamente ho scoperto questa palette che si chiama, io come al solito non so mai i nomi, uso i prodotti senza guardare i nomi, questa è la Next Gen Nudes ed è una palette di ombretti nude. Quello che è pazzesco di questa palette, che ho appena tra l'altro rovinato uno degli ombretti con l'unghia, quello che è pazzesco di questa palette, che è di palette che costano meno di 20 euro, ovviamente se ne trovano, però hanno tipo 4 ombretti alla grande. Questa invece, per il prezzo che ha, ne ha tantissimi, ragazzi, sono tutti veramente di ottima qualità, la coprenza è pazzesca, sono sia opachi che satinati e shimmer, e sono veramente, si possono fare tutti i trucchi possibili immaginabili, smoky da sera, trucco da giorno, super leggero per la scuola, per l'università. Questa palette è favolosa. Onestamente penso che questa sia una delle palette low cost migliori che ci sono in giro, quindi dateci un'occhiata. Altro prodotto sotto i 20 euro che devo assolutamente consigliarvi sono i mini square powders di Benefit. In particolare a me piace moltissimo l'illuminante Dandelion ed il blush California, che è un corallo, sta bene un po' con tutte le carnagioni. E naturalmente non posso non menzionare anche la Hoola, che viene sempre fatta anche in versione mini. Ragazzi, di questi devo dire onestamente non ha assolutamente senso andare ad acquistare il full size, perché
quando mai avete finito uno square delle Polveri Benefit in full size? Mai, cioè io non sono mai riuscita, vabbè, forse io non sono molto relatable perché ho montagne di trucchi, però è veramente difficile andare a finire il full size di questo prodotto perché ce n'è tantissimo, ok? Quindi quello che vi consiglio è assolutamente di andare a prendervi la versione mini. Anche Benefit è salita sul treno delle mini versioni che stanno andando un sacco ultimamente, proprio perché appunto sono molto più utili per andare a testare un prodotto, secondo me, non andare subito ad acquistare il full size che magari non ti piace. La qualità naturalmente è la stessa e onestamente, per come la vedo io, la quantità di prodotto che c'è all'interno di questi mini potrebbe tranquillamente passare per un full size, perché appunto vi dura secoli. Quindi assolutamente da Sephora date un'occhiatina a questi mini square. Altro prodotto make-up è il Keep Me Matte di Catrice Cosmetics. Spesso mi chiedete quale primer utilizzo sotto il fondotinta e se ho consigli per dei primer che non costano tantissimo, perché in commercio veramente ci sono tanti che costano tantissimo, addirittura più del fondotinta, e quindi ho selezionato per voi ragazzi il primer low cost che secondo me è il migliore ed è appunto lui. Lo consiglio in particolare per chi ha la pelle mista o grassa, insomma tendente al lucido, perché è oil free, quindi non va ad idratare, anzi tende un pochino, tra virgolette, a seccare la pelle, dà un effetto matto, un effetto opaco, quindi appunto potrebbe essere troppo opacizzante per le pelli secche, le pelli normali, ma se avete la pelle mista come me è fantastico. Questo è uno di quei primer che dopo 3 ore non ti lascia la pelle unta e le macchie con il fondotinta che si scioglie. Ecco, questo è un primer low cost, ma ti dura fino a sera. Io sono rimasta così sconvolta perché utilizzo un primer che è di Fenty Beauty in questo momento, che costa tipo 5 volte questo primer, ma la qualità è praticamente, ragazzi, siamo lì, è veramente fantastico. Poi, altro prodotto skincare, anche questo di Labcare Cosmetics, questa è la crema con microsfere attive rosse. C'è anche la versione blu di questa crema, ma quella che preferisco è appunto questa rossa. La particolarità di questa crema sono appunto queste microsfere che sono naturalmente intatte all'interno della confezione, ma una volta che andiamo a cospargere la crema sulla pelle e a massaggiarla in modo da farla assorbire, queste microsfere si aprono rilasciando il principio attivo. È una crema che va bene per tutti i tipi di pelle, specialmente per me dopo i 25-30 anni, e non è troppo grassa, non è troppo leggera, è veramente una di quelle creme idratanti che appunto si sposano bene con tutte le tipologie di pelle. Essendo l'Upcare un marchio che fa molta attenzione agli ingredienti, poi è anche un prodotto estremamente indicato per le pelli sensibili perché è molto molto delicata, e ultimamente sto mischiando questa al mio acido ialuronico. Altro prodotto sotto i 20 euro sono tutti i rossetti liquidi di Mesauda Milano. Quello che sto usando molto nell'ultimo periodo è l'Extreme Velvet in colorazione Free Spirit. Il numero è 202. Naturalmente è un nude, come sapete io, vabbè, adoro i rossetti nude di tantissime tonalità diverse, però in realtà appunto sono i miei preferiti, ma di questa linea c'è anche un rossetto rosso spettacolare che utilizzo un po' più raramente, ma ragazzi è fantastico. La durata di questi rossetti è praticamente insuperabile. Pochi rossetti ho trovato che durino così a lungo, soprattutto si può riapplicare durante la giornata, resiste molto, ma si può riapplicare. Ci sono rossetti come ad esempio quelli di Kylie Jenner che non si possono riapplicare perché vanno a formare strati e strati di rossetto e non è veramente, non è un bel vedere, vanno tolti e poi riapplicati. Con questo invece non succede, si può riapplicare appunto durata, colorazioni pazzesche, ed è anche molto coprente, quindi non bisogna, come alcuni rossetti, applicarlo, aspettare che si asciughi, rifare un'altra passata. Con questo ne basta una ed è super coprente. Ultimo prodotto per oggi sotto i 20 euro, ragazzi, è questa crema, anche questo mini size, ossia il mini che il full size, ma appunto dovete provare questa crema. Assolutamente è stata una scoperta relativamente recente, l'ho riscoperta da poco, ragazzi, è fantastica. Se avete rosacea,
capillari, acne, brufoli, oppure la pelle molto sensibile, quindi soggetta a rossori. Quindi, se avete imperfezioni di qualsiasi tipo di colore rosso sul viso, questa crema fa per voi. Nel mio caso, ho la pelle molto sensibile e delicata, e specialmente quando inizia a fare freddo, vento. Ho tantissimi rossori, praticamente mi vergogno quasi ad uscire senza trucco perché appunto la mia pelle diventa rossissima, il naso diventa fucsia, ok? Questa è la mia salvezza. Questa è di Dr. Jart e si chiama Tiger Grass Color Correcting Treatment. Si chiama trattamento con correzione di colore perché? Perché è di colore verde questa crema e quindi essendo il verde sulla ruota dei colori l'opposto al rosso va a neutralizzare tutte le imperfezioni di colore rosso. Quindi appunto se avete la pelle normale, non sensibile, non delicata, non avete nessuno di questi problemi, beati voi, che cosa vi devo dire, però se siete come me questa veramente vi cambia la vita, cioè applicate questa crema per uscire o applicare una crema normale, la mia pelle è molto diversa. Con questa sembra quasi, non posso dire che sembra che abbia il fondotinta, ma quasi, ragazzi, sembra un po' come se avessi applicato una BB cream colorata. È pazzesca, veramente, è la svolta. Non avevo mai sentito di una crema simile. Ho provato il mini size e naturalmente adesso sto usando il full size, però appunto molto utile il flaconcino mini per testarla, per vedere se vi piace. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, che spero davvero vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Tra l'altro fuori c'è un tramonto meraviglioso in questo momento, quindi io vi aspetto domani alle 14, nuovo orario, mi raccomando, sempre puntuali, ma alle 14. Bacio grandissimo, venite qua voi ad abbracciarmi oggi, venite ad abbracciarmi, venite! Abbraccio forte, forte, forte! Bacio grande, a domani!